Muccotto, adesso con quel camice sembri proprio uno scienziato perfetto. E come stanno andando gli esperimenti? Ecco, come non detto. You say... Ciao Mucco Pallino, benvenuti ad Explora, il museo dei bambini di Roma. Ci troviamo qui oggi per visitare la mostra Eureka. Volete sapere chi era Archimede? Era un genio della scienza di 2500 anni fa. Parleremo di due aspetti delle scoperte di Archimede, uno relativo al galleggiamento e alle forze e alla spinta dell'acqua e uno invece relativo alle sue invenzioni e alle macchine da guerra. In questa installazione sono immersi granelli di sabbia di diverso peso e diverse dimensioni. Noi ci aspetteremmo di vedere i granelli di sabbia piccoli e pesanti depositarsi tutti su uno stesso strato, mentre quelli leggeri depositarsi sopra. E invece, attraverso i vortici, si creano tutti strati alternati di granelli piccoli e pesanti e granelli grandi e leggeri. Archimede non si è occupato soltanto di fluidi, di acqua e di vortici, ha studiato anche tanti meccanismi relativi alle macchine da guerra. Eccone qua uno, una teoria elaborata da Archimede sui proiettili. Un cannone spara forte e lontano, un altro cannone spara medio e un ultimo cannone spara piano e vicino. La forza con cui vengono infatti sparate le biglie è una forza orizzontale che è indipendente dalla forza di gravità. Pertanto le biglie cadranno tutte nello stesso momento. Che genio Archimede! La città di Siracusa, la città di Archimede, il nostro genio della scienza, era una grande città che dominava i mari grazie alla sua terribile flotta, ma era difficile poter immergere in acqua le grandi navi di Siracusa. Archimede allora inventò un congegno, la vite infinita, la vite di Archimede, che poteva calare in mare queste terribili navi. La vite infinita, infatti, abbinata ad un ingranaggio, riusciva a spezzare il peso della nave, distribuendola su tutto l'ingranaggio e consentendo quindi di fare meno fatica.